finché poi comincia a venire il tempo che scendiamo a Torino. Il più brutto momento è stato l'attacco alla caserma Cernaia. Abbiamo attaccato la caserma Cernaia, dove abbiamo prelevato il generale Adami Rossi. Avevamo dei cannoncini e sparavamo col cannoncino contro le finestre, finché si sono arresi. Erano tutti SS italiane e hanno conosciuto il liquido del Po. I restanti, il liquido del Po. Gli dico con tanta franchezza queste cose, perché tanti dicono: ma non dirle queste cose. Io le dico, perché anche quando andavo a tenere delle conferenze a scuola, allora avevo la voce, ora non ce l'ho più. Io non ho mai taciuto di queste cose ai ragazzi, perché noi abbiamo pagato con la vita di tanti compagni alla caserma Cernaia, finché non prendiamo questo generale Adami Rossi, che a Moncalieri l'abbiamo fucilato. Bastava entrare nei sottofondi della caserma Cernaia per rendersi conto questi vigliacchi assassini cosa facevano ai giovani. Cosa hai visto? Cosa ho visto? Ho visto gente torturata, gente che non potevano più parlare, non potevano più muoversi, ma decine e decine di gente che l'avevano torturata a morte, tanto è vero che tanti di questi all'ospedale di Torino portati, tanti sono morti subito. Ecco perché abbiamo voluto e desiderato e bramato la fucilazione di Adami Rossi. E qui dura, con i cecchini che ogni tanto ci sparavano e hanno ammazzato un mio caro compagno, un compagno che siamo stati insieme 11 mesi. Eravamo sulle strade di Torino vicino alla stazione. Dal tetto parte un colpo, prende in pieno questo compagno. L'ha preso qua, muore. Come si chiamava? Nome di battaglia? Il compagno che hanno sparato? Billy, era di Pavia, era scappato dal San Marco per venire a fare il partigiano. Billy, prendiamo le scale, andiamo e troviamo questo cecchino che non l'abbiamo ammazzato, l'abbiamo buttato giù dalla finestra. Abbiamo ammazzato un compagno. Finché poi vengo a Savona, dopo un mese e mezzo di presidio a Torino, veniamo a Savona e comincio la mia attività di partigiano, di comunista, di sindacalista, da Balbontin, membro della commissione interna. Allora erano commissioni interne. Poi vengo al porto
e dopo 6 o 7, 2 o 3 anni divento segretario del sindacato dei portuali. Ho conosciuto a Roma, ho conosciuto Genova, ho conosciuto tutta l'Italia. Finito.